Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale YouTube Alicia Beauty. Oggi scopriamo insieme una big haul di cose Gucci, quindi i miei ultimi nuovi acquisti. Una grande unboxing, ma prima di tutto vi ricordo di attivare le notifiche con la campanellina e iscrivervi al mio canale YouTube. Non dimenticatelo, ok? Let's do it! Spacchettiamo insieme oggi questi due pacconi. Se volete iniziamo dal più grande e poi dal più piccolo e vediamo cosa c'è dentro. Sono molto molto emozionata di farvi vedere queste cose che ho scelto con cura l'ultima volta che mi sono recata vicino a Venezia allo store Gucci e ho scelto una cosa che a me piaceva da tanto tempo, però alla fine poi non ho resistito e quindi ho dovuto prenderla. Lo guardiamo insieme e spacchettiamo. Oggi volevo sapere intanto come state. È da un po' di tempo che non mi vedete perché comunque avevo delle cose da fare. E tra lavoro e novità riguardanti sempre il lavoro, ma adesso ho deciso di prendere un po' di tempo insomma, per sapere come state, per parlare con voi e soprattutto per farvi vedere i miei nuovi acquisti. Allora, spacchettiamo insieme, ragazzi. Questa è stupenda. Allora, è di una collezione passata, però mi piaceva troppo, sono riuscita a trovarla. E guardate un po', a parte la grandezza, che comunque ho tutte borse abbastanza grandi per metterci un casino di roba, però adoro anche le mini bag, soprattutto magari per la sera o quando insomma devo mettere meno cose all'interno. Ma questo è il momento, tarana, di una borsa iconica che mi ha fatto impazzire. Guardate un po', a parte che è gigantesca, ma ha un tessuto stupendo ed è la borsa Rajah della collezione Gucci ed è proprio eccezionale. Cioè, guardate i dettagli, adesso le apriamo insieme. Allora, a parte che c'è tutto questo po' di cosa qua, che di solito c'è meno spacchettamento, c'è anche la sua pochette insieme. E adesso vi faccio vedere la Rajah. Questa è una collezione che cercavo tantissimo e praticamente sono delle borse particolari perché oltre comunque al tessuto, che è magnifico, c'è anche in pelle in vari colori, ma questo tessuto è straordinario, non so come si chiami di preciso, ma è tutto molto, vedete, tipo una stoffa particolare che al momento non so se qualcuno di voi sa come si chiama e soprattutto c'è la tigre. Cioè, sapete che io adoro tutto ciò che è tigri, puma, anche gli anelli ho tanti anelli con il puma. E c'è questa tigre meravigliosa, se la vedete bene, con la testa e tutti i cristalli sopra. Favolosa. Questa è una collezione che proprio io cercavo assolutamente. E fatalità l'ho trovata con questo tessuto un po' particolare ed è davvero stupenda. Ecco. A parte, cioè, fa tutta in pelle e c'è la sua pochette. È davvero una favola. Adesso ve la faccio vedere, spacchettiamo tutto bene. E poi all'interno vi faccio vedere, beh, a parte il suo codice qua che c'è, appunto per l'autenticità del prodotto, che è molto importante, ve lo ricordo sempre per il Made in Italy. E soprattutto poi all'interno, guardate che bella capiente, all'interno un po' scamosciato, è davvero eccezionale. Mi è piaciuta tantissimo, soprattutto per questo inserto che vedete della tigre. Comunque veramente molto comoda, ha la sua pochette, quindi non devo neanche comprarla a parte ed è veramente eccezionale. Qua troviamo tutti i codici di autenticità per la cura del prodotto, l'informativa e tutti quelli che insomma, per far vedere l'autenticità del prodotto e come si tiene il prodotto, vedete? Quindi questo è importante. Anche la sua pochettina è comodissima e qua c'è il numero appunto di serie. Beh, devo dire che è veramente eccezionale. Le altre che ho comprato non sono proprio così grandi, ma neanche così particolari. Quindi devo dire che questa qua proprio mi è piaciuta tantissimo. Guardate che bella che è. Ecco, questo è il primo spacchettamento insieme. Aspettavo giorni per farlo perché l'ho acquistata un po' di tempo fa, ma non avevo mai tanto tempo, allora ho aspettato voi. E
e poi spacchettiamo il secondo pacchettino che adesso vi faccio vedere. Intanto comunque queste borse sono proprio state della collezione particolare, diciamo, di Gucci, che hanno proprio questa testa di animale. Poi le altre che ci sono state sempre con disegni magari di tigri, ma queste sono quelle con proprio la testa in rilievo, vedete che bella che è. Ecco, questa mi è piaciuta tantissimo e spacchettiamo insieme, dopo sistemo bene le cosette, il secondo pacchettino invece, ragazzi, che mi sono sempre autoregalata, della serie Vogliamoci Bene, e comunque proprio mi servivano. Ho preso una cosa molto pratica, l'ho trovata in bianco ma c'erano anche in nero, e andiamo a vedere le nuove shoes che mi sono regalata. Allora, come vedete, sempre nel loro sacchettino super, e sono le magnifiche, come chiamate, sabot o sabot aperti, bianchi. Guardate ragazzi, stupende, anzi molto anche comode comunque, e in vitello credo che sia, insomma, in pelle, e le ho prese bianche, c'erano anche nere, bellissime. Queste le userò parecchio, anche qua c'è il codice di autenticità con tutto quanto per la garanzia del prodotto, messe nel loro sacchettino super cool, e le terrò davvero bene, prometto. Ed eccole qua, anche queste le volevo da tantissimo tempo e sono riuscita a prendermele perché non trovavo il numero, ma il negozio, quello di Venezia, scusate, l'ho trovato, quindi sono riuscita a prenderle. Quindi spacchettamento fatto, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo per altri spacchettamenti haul, beauty e non solo. Un bacio da Liscia Beauty, alla prossima!